Attivare ogni iniziativa e strumento di politica industriale disponibile sul piano nazionale e della programmazione dei fondi strutturali comunitari, comprese le procedure per il riconoscimento dello stato di crisi complessa per affrontare la crisi che ha colpito il territorio di Terni e Narni. E questa è la richiesta contenuta nella mozione approvata dall'Assemblea legislativa con l'astensione dei gruppi di centrodestra. Il documento, firmato dai consiglieri Stufara, Rifondazione Comunista, Mariotti, Galanello e Locchi, Partito Democratico, Dottorini, Italia dei Valori e Buconi, Socialisti, mira al rilancio, alla riqualificazione e all'innovazione del sistema produttivo e manifatturiero anche attraverso l'attivazione della procedura per il riconoscimento da parte del Governo nazionale dello stato di crisi industriale complessa. La mozione, illustrata al Consiglio regionale da Manlio Mariotti, richiama il giudizio negativo espresso dall'Aula rispetto al piano industriale della ThyssenKrupp ed evidenzia la necessità di mettere in atto un intervento organico e incisivo per rilanciare ed innovare il sistema produttivo e manifatturiero quale condizione fondamentale per riaprire una prospettiva espansiva all'apparato industriale dell'Umbria e contribuire al sostegno di quello dell'intero paese. Per le opposizioni, i consiglieri Raffaele Nevi, Forza Italia, e Alfredo De Sio, Fratelli d'Italia, hanno spiegato il voto di astensione facendo riferimento alla necessità di un diverso approccio alla questione e all'ostilità a bandiere ideologiche utilizzate da alcuni solo per avere visibilità